Presidente Di Antonio, cosa significa riorganizzare un torneo così prestigioso a livello giovanile a Teramo dopo che il Teramo ha ricominciato praticamente la sua scalata nei campionati regionali? Forse nella tua domanda c'è la risposta, cioè nel senso che abbiamo iniziato un percorso del settore giovanile, quindi questo è un momento proprio per condividere anche con l'intera città un torneo così importante e tra l'altro dedicato anche a due bandiere del passato del Teramo, Aldo Palandrani e Giuliano De Bernardinis, che sono, diciamo, due teramani doc che hanno rappresentato per Teramo la storia. Quindi, con l'auspicio che noi possiamo ripercorrere le loro gesta, iniziamo questo percorso. È un torneo importante in un periodo anche dove c'è l'opportunità da parte delle famiglie, da parte dei cittadini di poter partecipare, magari un periodo un po' più feriale, festivo. E quindi ci fa molto piacere iniziare questo percorso. Poi, naturalmente, ringrazio qui Romolo che l'ha organizzato più puntualmente insieme a un'intera equipe, quindi un lavoro veramente svolto importante, svolto negli ultimi mesi con una frequenza quasi giornaliera di impegno. E quindi ci auguriamo che anche la città risponda perché arriveranno a Teramo tante persone. È un torneo importante, quindi ci auguriamo di vedere da una parte la parte sportiva bella, ma anche la parte quella più sentimentale, chiamiamola così, delle famiglie e dello stare insieme, che è quello poi il valore dello sport principale. Romolo De Baptistis per One Family Sport è il motore organizzativo di questo torneo, non è il primo che organizzi, questo è un torneo natalizio che ha l'obiettivo anche di rimettere in risalto, di porre al centro del movimento giovanile nazionale la città di Teramo. Sì, diciamo che il torneo non è il primo, ma è il primo con il Teramo. E farlo sicuramente è un onore perché insomma il Teramo è la squadra della città, della mia città, e quindi fare un torneo di calcio giovanile, poi a livello agonistico, quindi non di attività di base, avremo davanti squadre importanti, squadre professionistiche come Ascoli, Ternana, Pescara, Pineto, Triestina, Virtus Francavilla. Quindi diciamo avremo, oltre al parterre delle professioniste, avremo squadre dilettantistiche tra le migliori a livello nazionale. Quindi ci sarà modo di vedere un bello spettacolo, uno spettacolo che durerà 3 giorni, che vedrà circa 650 atleti arrivare a Teramo. Squadre anche regionali, ma squadre da fuori regione, come dicevo prima, squadre dalla Campania, dal Lazio, dalla Puglia. La Triestina appunto ci raggiunge, penso da lontanissimo, faranno 9 ore di viaggio per raggiungerci, sono stati da noi a giugno, si sono trovati bene, e quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. Il torneo, la scelta del presidente di dedicare il torneo a due personaggi importanti del calcio teramano, e anche questo per me è un onore perché insomma ci avviciniamo a quello che sono proprio gli ideali e i principi di questa società biancorossa. Quindi per tornare al torneo vivremo 3 giorni di spettacoli sia sui campi che fuori. Il 27 inizieranno le partite alle 2 del pomeriggio. La sera del 27 faremo la sfilata di presentazione al Palazzetto dello Sport. Come campi occuperemo il Dino Besso, il campo Acquaviva, il campo, lo stadio comunale Ruggeri di Ponte Romano e lo stadio Giampiero Migliacelli di Montorrio. Quindi oltre a ringraziare il comune di Teramo, che comunque ci è vicina in questo sviluppo, in questa manifestazione e ci supporta. Ringrazio anche il Comune di Montorrio che si è fatto trovare pronto con un intervento con lo stadio, quindi perché il Bonolis vede diciamo, quei 3 giorni delle ristrutturazioni, delle manutenzioni a livello di impianto e quindi chiaramente la cosa bella di un torneo giovanile è che è capace di unire più comuni,
e quindi di allargare gli orizzonti. Sicuramente c'è da ringraziare le attività, gli sponsor che ci supportano, perché fare un torneo a livello nazionale non è come fare un torneo a livello provinciale o regionale, perché ci sono veramente tanti costi, dallo staff, agli arbitri, agli hotel, ai ristoranti, quindi alle ambulanze sui campi. Quindi diciamo che c'è un movimento importante anche a livello economico per la città. Ci raggiungeranno sicuramente, le previsioni sono le 1500 persone che ci raggiungono tra genitori e accompagnatori, quindi che vivranno 3 giorni a Teramo nel periodo tra Natale e Capodanno. Quindi siamo contenti di far vedere la nostra città. Il torneo, oltre a questo, prevede anche una visita cittadina delle squadre professionistiche alla cattedrale di Teramo, perché poi, ripeto, i tornei, oltre che a livello calcistico, vanno costruiti anche per trasmettere messaggi culturali, perché lo sport, come questo è un pensiero mio, ma un pensiero anche che sicuramente sposa il Presidente, lo sport senza cultura Nessuna parte. non è una cosa che, insomma, può avere futuro, quindi cerchiamo di far capire anche questo ai ragazzi. In questo torneo abbiamo appunto una novità, ed è lo sponsor tecnico che è K, che ha deciso di affiancarci a livello di vestiario, a livello di brand, quindi affiancare il brand K al torneo nazionale è sicuramente un onore, e penso che, ecco, ci saranno poi le finali e le premiazioni invece il 29. Sono curioso di scoprire chi sarà, insomma, la squadra che alzerà la Coppa Under 17 e la Coppa Under 15. Abbiamo due categorie e quindi, insomma, speriamo che la città si trovi bene a vivere questo torneo e i ragazzi anche che ci raggiungeranno. Ringrazio sempre pure le società e la federazione, perché, insomma, senza l'autorizzazione della federazione, senza il comune e senza le società che partecipano, tutto questo non sarebbe possibile. Infatti è Grazie. giusto chiedere proprio al rappresentante della Federazione Regionale, vicepresidente Chiaretta, per qualche significa anche l'organizzazione di questo torneo per la Federazione Italiana Gioco Calcio, per voi, per dare risalto al movimento giovanile, un movimento comunque in crescita, per dare visibilità all'intera regione. Dunque, intanto io vi porto i saluti del Presidente della Federazione Regionale, Zio Memmo, impedito a partecipare, ringrazio per l'invito che pure ha ricevuto, e i saluti del delegato provinciale Mimmo Pelusi, impedito a partecipare per ragioni di lavoro, un operatore sanitario e non dispone con facilità del suo tempo. Io credo che noi non possiamo che esprimere gratitudine per ciò che viene fatto e viene organizzato. Intanto per la mole di lavoro che richiede un torneo di questo tipo, di risalto nazionale, con squadre professionistiche, in un periodo come questo, tra l'altro, perché poi ricordiamoci, siamo a cavallo tra Natale e Capodanno, non solo. Ma veniamo fuori pure da un periodo non troppo facile per il mondo dello sport, del calcio, l'epidemia, eccetera. Quindi questa è un'iniziativa di cui diamo pieno merito e ringraziamo sentitamente chi si è impegnato per organizzarlo. Pensiamo che il calcio in Italia oggi, molto più che in passato, abbia bisogno di queste dell'organizzazione di attività che promuovano lo sport e il calcio a livello giovanile. Altrimenti, come dire, mi dispiace doverlo dire, ma la fase di declino che mi pare Che già abbiamo perso. stiamo attraversando non riusciremo ad arrestarla. Quindi noi vi ringraziamo per il vostro lavoro. Riteniamo che queste attività siano fondamentali e possano rappresentare una svolta anche in prospettiva. Saremo al vostro fianco per ogni cosa, per quello che potremmo fare, ovviamente, non di più. Grazie tante e finisco qui. Grazie. Rappresentanza dell'amministrazione comunale che verrà fornito proprio dall'assessore allo sport.
Salve, buonasera a tutti. E naturalmente non posso che unirmi ai ringraziamenti anche del rappresentante della PTC, ringraziamenti che vanno a Romolo, che vanno al presidente Antonio per aver organizzato un evento, un torneo di così grande rilevanza, addirittura nazionale, che coinvolge ragazzi, quindi under 15, under 17, un evento sportivo di grande rilievo, ma che dà anche una grande visibilità alla città. Ci hanno appena raccontato che la città verrà vissuta, verrà visitata, e quindi naturalmente questo ci colpisce, è una cosa a cui teniamo tantissimo, per cui non possiamo che essere a fianco a loro, certamente con la concessione degli impianti, naturalmente, ma anche nella parte organizzativa, con grande piacere, con il patrocinio del comune. E con una vicinanza che sostanzialmente si va poi a inserire in un percorso che stiamo già facendo insieme anche su tanti altri aspetti e che proseguiremo senz'altro.